Come tradizione, la prima domenica dopo l'8 settembre è la festa della Madonna delle Grazie. Molti, in modo errato, la ritengono la sagra di Berceto. Mi piace ribadire, perché mi piacerebbe riportarla ai suoi fasti prima degli anni 50, la sagra di Berceto è il 15 di agosto all'Assunta, tanto è vero che il Duomo era intitolato alla Madonna Assunta. La festa però della Madonna delle Grazie è una festa che un tempo era molto sentita e durava due giorni con tantissime sante messe al santuario. Durava la domenica e al lunedì con una grandissima fiera, una delle fiere più grandi che si tenevano a Berceto. I pellegrini, i fedeli venivano da tutta la provincia, in modo particolare anche dalla Lunigiana, da Corniglio, da tutti i paesi limitrofi. Molti di questi, per devozione alla Madonna, venivano addirittura a piedi. Domenica le messe sono tutte al santuario, iniziare dalle 8. Dopo la messa solenne delle 10:30 ci sarà la processione che percorre via Vasio Colli, via Seminario, piazzetta Trinità, piazza Barbuti, via Sestio e strada Romea. Spero che ci siano tante persone alla processione, anche se purtroppo devo constatare che la devozione nei confronti di aspetti religiosi, come può essere una processione alla Madonna delle Grazie, ma anche quello che sono le sante messe domenicali, anche in montagna c'è un rilassamento notevole, soprattutto da parte delle giovani tradizioni, delle giovani generazioni. Mi piacerebbe ricordare che la fede è un fatto importante, che dobbiamo chiederla, dobbiamo cercare di averla e dobbiamo avere la certezza che in ognuno di noi c'è la promessa di Dio di avere come fede almeno uno stoppino fumante, cioè la speranza di poter avere la fede. Mi piace anche ricordare un detto molto bello: salva le tue radici e cambia le foglie. Questo ti farebbe cittadino del mondo. Le nostre radici sono anche radici legate alla Madonna delle Grazie, che è bella la leggenda con cui è arrivata a Berceto. C'era l'immagine della Madonna alla Cisa, dentro a un roveto. Le persone di Pontremoli la volevano portare a Pontremoli, le persone di Berceto la volevano portare a Berceto. Per risolvere questa diatriba hanno deciso di unire con il giogo due buoi, uno di Pontremoli e uno di Berceto, che non avevano mai lavorato insieme, non erano mai soggiogati insieme, e hanno lasciato liberi i buoi. I buoi sono venuti nel versante di Berceto, si sono fermati all'inizio dove c'è adesso il seminario, anche se allora era una zona piena di rovi. I bercetesi pensavano e speravano che arrivasse in Duomo, invece i buoi non hanno voluto muoversi da quella posizione, per cui si è compreso di costruire un seminario, un santuario alla Madonna delle Grazie, cosa che è stata costruita insieme a un convento degli agostiniani.